Amici, a correre. Ben ritrovati. Che bello ogni volta che mi collego partono le campane qua Delle 6 precise in UK e da voi sono le sette. Come state? Fatemi sapere attraverso i commenti, come sempre, se mi sentite bene. Se devo configurare qualcosa, intanto volevo eh, fare una, una story su Instagram che mi sono dimenticato per invitare tutti alla live. Intanto ciao, Matteo Cristian. Elena, come, come state? Voi siete sempre i primi, datemi solo un secondo che postiamo live, anzi anche voi se, se avete voglia fate sapere ai nostri amici che eh, ci siamo collegati. E mh, qua tutto bene, ieri come sapete ho gareggiato, sono tornato a correre finalmente, a fare una, una gara allenamento, diciamo così, una 10 km, anzi vi ho portato anche la medaglia che qua sono particolarmente belle, non so se la vedete. Bella medaglia di run through questa, questa società che mette su eventi uno più bello dell'altro nel sud dell'Inghilterra. È sempre un piacere partecipare alle loro gare. Ciao Nicola, ciao Stefano, Mirko. Un altro Stefano, come state? Come state, Antonio? Anche. Buona serata, buona serata anche a te. Oggi si torna a parlare di trail, di corsa in montagna, di natura. Finalmente eh, non vedo l'ora di raccontarvi del nostro ospite di oggi che ci sta già aspettando come sapete facciamo arrivare tutti quanti ritardatari ciao anche Dario ben ritrovato Dario Lan Emimor ciao ciao buona serata a tutti fatemi sapere come sta andando la vostra settimana cosa avete fatto in questi giorni che gare state preparando scuola a casa dice ciao Simone un caso disperato, cioè il mio corro, grazie a te. Fa, faccio una fatica. Dai, non so il tuo nome, scuola a casa. Comunque, eh, continua a seguirci. Che proviamo a trainarti, a spingerti a uscire tutti i giorni a fare questo bellissimo sport. Che vedrai che tirerai su i frutti eh, di questo di tutti questi sforzi. Prima o poi succede sempre così. E io devo dire, ieri mi sono divertito molto in questa gara in notturna. Si chiama Chase the Moon 10 km. Se passate qua da Londra, provate a, a dare un occhio al, al sito di, di Run Through e delle varie gare che organizzano qua a Londra, perché sono davvero belle. Federica, ciao, Federica, piacere di vederti qua. Ciao anche eh, Miriam. Mi state già collegando in, in tanti? E come vi dicevo, oggi parliamo. Di corse Montagna di Trail, la persona che abbiamo oggi è un campione italiano, ha fatto tante cose interessanti soprattutto è un, un talento che vedremo sicuramente in futuro in gare importanti perché è in continua ascesa e non vedo l'ora di vedere le sue gare future e chissà oggi magari ci racconta, ci regala qualche, qualche trucco del mestiero. Ciao anche Giorgio, grande Giorgio. E ancora un paio di minuti, aspettiamo che si collegano tutti. Fatemi anche chiudere qua la finestra che sennò fa casino. E ci siamo, ci siamo quasi. Allora, fatemi partire con la sigla e poi partiamo. Ed eccoci di nuovo in diretta. Intanto, Antonio ci ha scritto che tra qualche giorno correrà la sua prima maratona a Palermo. Fammi un in bocca al lupo! Assolutamente, Antonio, in bocca al lupo! Spacca tutta, cerca di divertirti, soprattutto se è la prima maratona. Ricordati di non partire troppo forte, perché sennò poi sono guai. Cerca di goderti, soprattutto tutti e 42 chilometri. Perché, perché bisogna fare così per arri arrivare alla fine e in forma. Comunque ci siamo, dai, fatemi presentare l'ospite di oggi, vediamo se riesco a dire il cognome correttamente perché ci ho provato prima, è Andreas Reiter, poi se l'ho detto male mi sgriderà lui in diretta, e, come ho già detto campione italiano quest'anno, eh, è due anni di fila in realtà che è campione italiano di cross lungo, un grande atleta della sportiva, corre montagna, fa trail, ha fatto anche grandi piazzamenti alla UTMB, ma facciamocelo raccontare da lui, aspetta, ti devo smutare, ciao Andreas. Ciao. Grazie di, grazie di essere qua. L'ho detto giusto il tuo cognome? Sì, sì, giusto. giusto. <ride> ok, Io, La parte più dura della serata è andata. No, <ride> Perdono, no, perché faccio sempre, faccio sempre casini. Eh. Sì Poi è un cognome un po', un po complesso per me. Grazie sì, di cuore sì. per essere eh, di essere qua. So che hai un'agenda intensa come tutti voi, atleti eh, elite. Eh, come stai, prima di tutto? Sì, sto bene. Eh, sei, adesso sei, la, la stagione sei. è quasi finita, ma un appuntamento abbiamo ancora. E... Sì. È ancora un, un appuntamento importante che adesso ci racconterai. Vedo che sei in un bellissimo chalet, quindi immagino che sei in montagna. Sì, sono a casa mia. Eh, noi, noi viviamo tutti insieme qua, tutta la famiglia. <ride> Mi Siamo fa venire un su po' di invidia. 1400 metri. <ride> Abbiamo già neve qua. <ride> ah, già, avete già neve? Ah, caspita. Sì, sì. caspita. Sì. No, pensa che qua a Londra invece fa, fa un caldo strano perché, perché ieri appunto ho gareggiato in maniche corte e non sembra neanche novembre. Eh, umidità e, e caldo, cioè caldo. Siamo sui 16-17 gradi, però insomma, eh, alte ah. temperature per essere nord Europa. Sì. Comunque io ho raccontato, cioè ti ho introdotto molto velocemente, campione italiano, cross lungo, corri per la sportiva, eh, ovviamente amante della montagna, però eh, se, se hai visto altre puntate partiamo sempre eh, con eh, il racconto diciamo, del, dell'atleta, raccontaci chi sei, da dove vieni, come hai iniziato a correre, insomma, le solite cose di presentazione, così ti fai conoscere da, dal nostro pubblico, per chi non ti conosce ancora. Uh, uh, allora io sono Reiter Andreas, uh, vengo dall'Alto Adice, un piccolo paese che si chiama Avelengo. abbiamo solo 700 abitanti, ma è un posto molto bello e sì, sono sempre qua a casa e mi alleno qua e... Qui sto bene. Immagino, immagino, deve essere un posto spettacolare. E, senti, come hai iniziato a correre? D visto che, insomma, in montagna si possono fare tante cose, come mai proprio la corsa? Sì, già da bambino ho fatto sempre sci alpino, gare in discesa. Fino a 18 anni poi mi sono rotto due, due volte il crociato. E poi ho smesso con lo sci e con 22 anni ho iniziato a correre. Fin da subito mi trovavo bene, e da lì non ho più smesso. Caspita, abbiamo un passato molto simile, anch'io, ex sciatore, ho iniziato a correre anch'io a 22 anni. Quindi, peccato ah. che non vado, non vado forte come te, però. No. <ride> Grande, grande. E, mh, senti, eh, quando è che hai capito di avere comunque talento per la corsa in montagna? Perché comunque appunto da molto giovane hai iniziato a fare cose interessanti un po' sin da subito e adesso sei anche un po' il, uno dei diamanti, punte di forza del, del movimento italiano di corsa in montagna. E quando è che hai percepito insomma, che potevi dire la tua su, su, su queste istanze e su, sulla corsa in montagna in generale? Ma all'inizio ho provato queste piccole gare, anche gare molto corte, e mi piacevano molto e già nel 2016-2017 ho provato ad allungare un po' le distanze e fin da subito queste gare ero sempre lì davanti e poi ho vinto anche la prima gara nel... 2016, e poi ho visto magari qualcosa di buono posso fare. E così e cazzo, um, mi piacciono le distanze lunghe, ma mm. mi piace anche correre veloce, gare corte. Quello è certo, importante. Certo. E ho visto, sono andato un po' a sbirciare mh, il tuo performance index no? Del, della UTMB, tutti i tuoi eh, vari risultati. E sì, si è visto proprio una crescita esponenziale, diciamo, negli ultimi anni. Eh, Tant'è che eh, comunque già quest'anno hai fatto cose pazzesche, vincendo appunto l'ultimo trail Lago D'Orta il campionato italiano. Ma diciamo a livello internazionale forse perlomeno per me, per prestigio se, se dovessi dare io un voto diciamo a, ai vari risultati quello più prestigioso è, è la UTMB, la CCC ovvero la, la gara da 100 km della UTMB dove comunque hai fatto un quarto posto e primo italiano che insomma ha rappresentato molto bene eh, la nostra nazione e, insomma come mai questa questa crescita, hai cambiato qualcosa nei tuoi allenamenti, sei Piano piano, insomma, ti stai stai arrivando ai tuoi livelli ma da due anni sono cresciuto molto, ma non, non so perché non ho un allenatore, faccio tutto da solo, ma magari perché mi alleno adesso mi alleno da sei anni e eh, mi alleno sempre magari la costanza o boh non lo so ma faccio sempre le stesse cose ah quindi, oh, quindi non hai neanche cambiato preparazione no non, non quasi niente no Mo molto molto interessante e ovviamente sì la costanza come, come sappiamo per noi runners è, è fondamentale hai eh, voglia di raccontarci un po' una tua settimana tipo come, come atleta da, da, da trail Soprattutto eh, per chi non lo sa, ovviamente forse non l'ho detto. Tre il lungo, però vuol dire correre a volte anche gare da 100 km. insomma, sì, Ho visto sì. che le gare dove hai fatto meglio, più o meno, 70-80 fino a 100 km. È una settimana e lavoro normalmente perché abbiamo a casa un albergo e lavoro in cucina. Inizio a lavorare alle 7, 7 e mezza fino alle 12 e dalle 12 in poi mi alleno ogni giorno e dalle 5 fino alle 9 e mezza sono di nuovo in cucina Wow! ma l'allenamento è sempre da un'ora e mezza fino a due ore e un giorno la settimana faccio un lungo ma non più di quattro ore tre ore e mezza quattro ore Ok, quindi sei il classico atleta che va forte ma nella vita fa, fa altro e comunque lavorare in cucina, io, io ho lavorato parecchio in ristoranti insomma non è proprio un lavoro da... che, che ti permette di allenarti rilassato diciamo così, è bello faticoso No, a me piace lavorare perché se faccio solo la corsa è un po' per la... così se hai un lavoro hai anche altre cose da pensare e noi siamo tutti nella famiglia e quando voglio andare via tre giorni è anche possibile che possa andare non è... quello non è un problema certo, ma... certo. però è molto bella come cosa, molto genuino lo sport, lo sport fatto così soprattutto quando poi i risultati sono di questo livello perché comunque sei un atleta fortissimo e, ed è bello insomma quando si riesce a fare entrambe le cose quindi continuare a supportare la famiglia e lavorare e, e anche allenarsi a livelli che fai tu sì. E, sì. senti eh, ovviamente sei in una zona bellissima abbiamo capito dell'italia quindi anche facilitato insomma allenarti in montagna perché ci sei praticamente in montagna ma d'inverno che lì immagino nevichi tanto come, come, come gestisci i tuoi allenamenti ma in, in, in inverno faccio gennaio febbraio faccio quasi solo sci alpinismo e una volta o due volte la settimana vado sul tapirolan a fare velocità ma l'altro solo sci alpinismo e da marzo inizio a correre vado anche giù in valle 20 minuti con la macchina o anche qua sulla neve si possa anche correre bene quello non è un problema certo certo Le immagino la tua forma aerobica sarà spaziale vivendo comunque in altura allenandoti con lo sci in mezzo alle montagne mi alleno, mi alleno ogni giorno su 2000 metri questo è magari anche un vantaggio un po' sì. <ride> Beh, ov ov ovviamente sì, un po' come, come i caniani che stanno sugli altopiani, insomma, eh, sì. eh, ci sta ovviamente. Eh, insomma, è un bel posto dove vivere sicuramente per, per atleti che amano la montagna e soprattutto la corsa in montagna. Senti, delle, delle, di tutte le tipologie di gare che, che hai fatto, qual è la tua preferita sia in distanza che in tipologia di percorso? Ma, ma ho fatto tante gare. Ma ognuna gara ha qualcosa di bello, ma l'UTMB, la CCC era perché qui vedi così tanta gente all'arrivo e anche sul percorso, e quello era molto bello. Ma anche altri, altre gare, come Porte di Pietra o la UTLO, o la Gross Cosa ha fatto? Sono sono gare diverse, ma tutti belle. Certo, certo. Sì. La UTMB è un po'. Eh, noi la vediamo un po' come l'Olimpiade del, del trail. No? Il ritrovo di, di atleti più, più grandi al mondo, e soprattutto il pubblico è, è infinito. Il pubblico è pazzesco. Se non hai mai visto, non, non ci credi. Sì, sì, assolutamente. E, e senti, come Appunto, stando comunque in montagna, ehm, conosco un po' il, il, diciamo i, vo i vostri piatti tradizionali con l'alimentazione, come fai? Perché non deve essere facile rimanere, insomma, eh, soprattutto lavorando in cucina, ancora, ancora peggio, immagino. Eh, eh. La curi. O, 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 diciamo, ti interessa un po' meno anche? Insomma, meno. Come... No, non guardo. no, mangio quasi tutto. Mangio anche tanti, do tanti dolci, perché lo faccio io, i dolci. <ride> e... <ride> Mi stai facendo venire fame. Ma se, se noi, co noi corriamo così tanto, possiamo mangiare tutto. Certo, certo. E... Un... An anche facendo gare comunque di, da, da lunga distanza, non, non hai problemi, diciamo, in gestione dell'alimentazione, problemi di stomaco, se non ti alimenti nella maniera un po precisa come ho avuto una gara ho avuto la, la vared ultra 3 dove ho avuto problemi e poi alla ccc ho provato una nuova cosa ho mangiato ho bevuto una zuppa eh, calda dopo 50 km e questo mi ha fatto molto bene ah ok e ti, ha, ti ha riassistato diciamo sì. Lo Perché stomaco. alla Lavaredo ho sbagliato, non lo so, ho mangiato un panino e, e dopo, boh. Sì, infatti alla Lavaredo, Lavaredo Ultra Trail, che tra l'altro l'ho fatto anch'io quest'anno, la, la versione Cortina Trail, quindi 48 ah. km, e ho visto che, che ti sei ritirato. Cosa è successo in quella gara? Appunto, problemi di stomaco? Sì, fino a 80, 85 km è andato tutto bene e ad un certo punto... Boh, avevo male, ho dovuto gomitare fin da lì ho, ho dovuto fare ancora la salita del Travenances e lì ero quasi morto, non <ride> riuscivo più a camminare. Eh, immagino. Eh, senti, ti volevo chiedere, mh, in, in situazioni come queste, perché siamo un po' in periodo di maratone, gare importanti, ci sono persone ovviamente... Eh, che in questo momento o oh, sono felicissime perché hanno fatto personali, hanno migliorato e magari qualcuno un po' più triste perché magari eh, le gare non sono andate proprio come, come ci si aspettava. Tu, che appunto quest'anno eh, hai avuto un anno particolare perché hai avuto appunto mh, gare da DNF come la Lavaredo e poi dopo. Eh, gare spettacolari dove hai vinto stravinto addirittura hai fatto record del percorso nel, nei campionati italiani se non mi ricordo male e, insomma hai un po' sbaragliato la concorrenza come si gestiscono i momenti no eh, di appunto un DNF o una gara che non va come, come ti aspetti ma non è facile ma io quando ho una quando sono come si dice down eh, una quando una gara non va bene, vado a casa e non penso tanto a correre, faccio il lavoro, vado con la mia ragazza, parlo con i miei genitori o fratello e due o tre giorni e poi inizio ad allenarmi e penso già alla prossima e sempre full gas. E via così. Non devi tanto pensare perché questa e... cosa è stata. E sempre avanti. E quindi sei in grado di vederla a livello positivo. E invece al contrario, perché anche quella è una cosa eh, complessa secondo me, ovvero quando sei all'apice e, e, e sei al, al massimo, no? come fai a mantenere la, la concentrazione e la dedizione appunto per, per continuare e magari cercare anche un, la tua prossima migliore versione? Hai, hai dei trucchi oppure semplicemente ami così tanto la corsa che che non ci pensi e... ma trucchi non ce l'ho ma una cosa è, io non sono mai tanto contento <ride> quando, quando vincio, vinco una gara o faccio la gara bene sono contento due o tre giorni ma poi penso già mi devo ancora migliorare perché ci sono tanti altri che sono ancora più bravi e per sempre... quello... sì. in questo siamo molto simili non... anche io <ride> faccio fatica accont ad accontentarmi quando, quando una gara va bene e, quindi questa è un po' è, è la tua spinta diciamo, che ti porta sì. Sì. A, a migliorare sempre, sempre di più e sì. senti e sei molto giovane ancora soprattutto uh, per le distanze che fai perché fino a qualche anno fa le tue distanze erano praticate soprattutto da gli over 30, anche i quarantenni, eccetera, che vanno, mm. vanno tuttora molto forte. Quindi hai una carriera praticamente agli inizi ancora, nonostante comunque corri da un po'. E mh, sei già arrivato a livelli altissimi, appunto. Quarto posto alla CCC vuol dire essere tra, tra i migliori al mondo. Dove, do, dove vuoi arrivare? Insomma, qual, quali sono le tue vere ambizioni? Sì, prima voglio essere sano. Uh, per i prossimi anni quello è molto importante e poi quelle gare importanti come la CCC e... qui vincere sarebbe un grande sogno per me o anche una volta all'UTMB ma eh, quello è ancora lontano ma sognare si può <ride> certo per perché sei ancora diciamo orientato a gare possiamo definirle Medio lunghe, cioè da quelle gare che vanno sicuramente sopra la maratona. Stiamo parlando sempre di ultra, però tra i 50 e i 100 km. Eh, anche Beh. perché l'unica la, la 100 miglia, appunto, dove hai fatto, la eh, Lavaredo la di quest'anno non, non è andata. bene. Non hai mai fatto gare oltre quelle distanze? No, oltre le 100.000. No, 50, no, 100, so. al massimo. Eh. È, 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 è il tuo massimo però sei andato forte cioè, hai vinto gare eh, anche sui 50 quindi diciamo ti mantieni su quel range da tra i 50 e i 100 km e, sì. e ho notato insomma che quasi tutte le gare che fai sei sempre lì o per vincere o comunque eh, tra i primi ma il, da, dagli 80 fino alle 100 km è quello è un, un passo importante perché io fino a 80 o se, fino a 70 posso spingere a tutta, ma poi quel quei ultimi 20 km serve qualcos'altro. È vero, sì. anche... Sono distanze, c è, c è, c è, sì. sembra poco, ma c'è una, una grande gran eh. differenza tra, sì. Sì. tra le due distanze. E senti, qual è eh, l'atleta che... Ti, che ti ha ispirato di più? Che magari vedi con non so, con appunto con ispirazione. Ah, ci sono tanti atleti, so, ma soprattutto Kilian. Ma Kilian è ispira a tutti, ma poi anche noi in Italia abbiamo tanti atleti forti come Francesco Puppi o Xavier Chevrier perché questi corrono forte in montagna ma hanno anche un, una, un personale di 103 sulla mezza e quello per me è un, una cosa molto eh, in, come si dice quello mi ispira vorresti raggiungere lo stesso livello insomma sì. perché Sazzante. tanti pensano quelli che corrono in montagna non sono in grado di correre forte in in pianura ma se guardi puppi o maestri o xavier lo loro... è vero come... proprio nel contrario beh, puppi sì. che, che saluto anche cesare maestri che tra l'altro sono stati anche loro ospiti di esco a correre eh, sono atleti atleti pazzeschi io beh, puppi l'ho visto crescere praticamente correvamo sulle stesse piste agguanzate e, sì. mh, e già già otto anni mi ricordo lui faceva cose Pazzesche, cioè, correva già forte quando era piccolino, eh, poi sì, la montagna è arrivata dopo. Quindi, eh, no. secondo me, è anche cioè, allenare so, prima diciamo la velocità, o comunque eh, la pista poi ti aiuta anche, anche in montagna sì, sì, quindi, sì, sì. piuttosto che, che viceversa. E tu ambizioni da, da mezza maratona? Ne hai? Ne proverai qualcuna nei prossimi anni? Io sì, sì, ho già provato, ma quella non era una mezza mezza una volta voglio se riesco a, a prepararlo bene voglio fare una mezza sì. prepararla su strada prepararla bene poi... grande grande e senti raccontaci un po la appunto l'ultima l'ultima gara quella che ti ha coronato per la seconda volta campione italiano ovvero la, la gara di uh, di trail lungo a, sì. a porte di pietra, e sì. quella era una gara di 72 km se, ne, se non ricordo male, eh, con sì. un bel po' di dislivello circa 4.000 sì. qualcosa, qualcosa. Sì. Sì. E, sì. e hai fatto il record di, di quella gara, che tra l'altro eh, neanche, neanche un passo lento, diciamo. Eh, raccontici un po' come, co come stavi quel giorno, come, come l'hai affrontata. Si, sì, uh, metà maggio sì. sì mi sa 15, sì, 15 maggio maggio cosa sì. Sì, sì. sì quel periodo perché in inverno mi sono allenato molto perché col coronavirus il nostro albergo era chiuso e ho fatto tanto tanto allenamento e sapevo che sono preparato bene e Lì quel giorno stavo, stavo molto bene, sì. Siamo partiti perché c'erano anche atleti stranieri forti, non solo qui, tutti dell'Italia, ma anche atleti stranieri e non si sapeva chi, chi la spunterà. Sì, alla fine e è stata poi... una gara internazionale, ho letto, sì, sì. letto gli atleti. Sì, all'inizio i primi 20 km eravamo insieme un gruppo di 5-6, e, e poi ho pensato adesso provo a accelerare un po' e da lì ero sempre da solo fino all'arrivo, e per me era un po mh, era molto bello, ma non, non pensavo di andare così forte. E... Boh. E, e fare il record del, del percorso sì, sì. Che, che anche quello eh, fa parecchio soprattutto in eh, soprattutto per chi corre in montagna dove non ci sono dei, eh, dei valori come per chi corre in pista o in strada già predefiniti quindi il record sì. del percorso eh, conta sì. ovviamente 4400 no. metri di dislivello stavo leggendo quindi è una, una gara bella impegnativa e eh, c'è mai stato un momento di crisi? Perché comunque su 70 passa chilometri ehm, può, può capitare, no? un Momento dove, dove sì. magari sia un, un calo o qualche timore, insomma, oppure sei stato forte dall'inizio fino alla fine? Sì, su una gara così lunga mi sa che tutti hanno prima o poi una crisi. Se la crisi non è così grave, ce la puoi fare. Io mi, io mi dico sempre quando non sto bene, magari in cinque minuti tutto finito e sto, sto di nuovo bene. Sì, certo, non devi... E hai, ti, hai, usi qualche, eh, qualche trucco di testa, cioè hai un tuo mantra o per, per, per superare i momenti un po' più complessi. Soprattutto, sai, per, per chi ci ascolta, che magari è, è un amatore che. che... Che capita probabilmente ancora più, più di frequente tra tra chi corre con, con meno allenamento, diciamo così. Sì, sì. Ma su una gara lunga come 70 km o anche 100 io penso sempre ai prossimi 10 km. Non penso mai all'arrivo o a 50 km. Sempre adesso, 10, poi 20, poi c'è il ristoro. È importante che sai il profilo della gara. Questo per me è molto importante perché lo so, dopo 20 km viene una salita lunga e poi la discesa, così ti puoi fare un po' un, un piano, certo. Quindi conoscere il percorso è, è, un, è uno dei consigli, diciamo sì. più, più, più importanti. E poi sì. spacchettare la gara. Questo l'ho sentito parecchio dagli ultramaratoneti spacchettare la gara a, a 10 km alla volta eh, che, sì. che tra l'altro sì, si, usa, si usa anche in maratona io addirittura faccio chilometro per km forse. Sì, sì. Eh, eh. O anche, puoi fare anche ristoro per ristoro no? certo. dopo 20 c'è il ristoro qui ricevo acqua, prendo un gel mangio un, una barretta o vedo, vedo la mia ragazza, il mio padre, queste cose devi pensare alle cose belle perché durante Chiaro. la gara, quando fai fatica, non è così bello. <ride> eh no, certo, certo. E senti? Tu ti reputi più un discesista, o sei più forte in salita, sei più tecnico? Mm, io penso che sono in discesa, sono forte. Molto forte in salita. Sì, non sono male, ma in salita tanti vanno forte. Eh... Sei più bravo in discesa. Sì, penso di sì. Sui falsi piani così. Venendo dallo sciti capisco perché sì. no, non hai paura insomma di, di volare giù perché, perché no. ce l'hai nel sangue. Sì. <ride> ho capito, ho visto. Eh, che, che tra l'altro anche anch io amo, amo parecchio la, la discesa però non avendo possibilità di esercitarmi perché appunto come ti ah, raccontavo okay. sono, sono a Londra è, è più complicato perché effettivamente è la parte più tecnica del, del sì, trail è sicuramente, sì. è sicuramente uh -huh. la, la discesa grande senti mi dicevi invece prima quando non eravamo ancora collegati che stai preparando la tua ultima gara della stagione e andrai in un bel posto raccontaci, raccontaci un po' Sì, vado a South Africa, a Cape Town, e faccio la Ultra Trail Cape Town, è una gara di 100 km, con quasi 5.000 metri di dislivello, e sì, per questo mi preparo ancora, questa settimana ancora full gas e poi, un po' di riposo e il 20 di novembre partiamo 20 di novembre. Questo è, è con la nazionale o col team la sportiva? È una gara. No, vado lì da solo. Io e la mia ragazza, e poi facciamo un po' di ferie grande. e eh. Senti, eh, la Ultra Trail di Cape Town. Eh, so che nel 2019 tu feci una gara che, tra l'altro, hai vinto di 50 km. È la stessa, o cioè, è la stessa però versione da 100. È un'altra no, gara. Un gara. È la stessa gara, ma ci sono tre percorsi, Ok. e lì ho fatto la corta perché ho, ho avuto un problema al, al ginocchio, e, ma questa volta voglio fare la 100 perché quindi... è la, quella è la, la gara regina, certo, e... quindi hai vinto, hai vinto la 50. Adesso vuoi provare a vincere la 100, sì, sì. Ecco, eh, Quest'anno ci sono tanti forti. C'è anche Jim Wormsley. Wow, e... Poi... allora sarà una, bella, sarà una bella una bella battaglia con, con il mitico sì, Jim. Sì. Senti, e come, come ti sei preparato per, 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 per questa gara, come è, com è, com è stata la, la preparazione? È andata tutto liscio? Sì, come tutto l'anno. Questa settimana ho, ho avuto ferie allora ho fatto un po' di più, tanti chilometri, e anche due o tre allenamenti di velocità, penso che sono in una buona forma ancora. Poi guardiamo, ti, ti seguiremo senz'altro. Immagino ci sarà un live tracking da. Sì, sì. Eh, da vedere bisogna capire eh, l'Africa Sudafrica che, 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 che orario che fuso orario abbiamo differenza ma forse solo un'ora un un'ora infatti sì. so, uh -huh. Quindi quello non è il problema non è neanche male allora ti seguiremo sì. e ti seguiremo e ti faremo e ti farà una bella gara da vedere sì sì e, senti, eh, una curiosità che ho per, eh, per, per gli atleti di ultra come voi eh, sono i chilometri settimanali. Tra l'altro tu dicevi lavori eh, doppio turno, eccetera, quindi eh, non hai il tempo che avrebbe un, un atleta che fa solo quello tutto il giorno. E tu quanti chilometri riesci a fare la settimana e qual è secondo te il sweet spot? No? Il, il, il chilometraggio giusto per un atleta del tuo livello ma non penso che è importante quanti chilometri fai io faccio se faccio tanti faccio 120 ok normalmente 100 o anche 90 è importante fa quelli chilometri che fai devi far bene Certo. perché io, io, io mi alleno una volta al giorno e mi alleno con tanta intensità ok qui, non... quindi fai tante uscite inten intense con sì. i velocità più, sì. più alte sì. 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 ok interessante, interessante quindi 100 120 km circa sì, eh, certo. qua, quando, quando arrivi, diciamo al picco, sì. e invece lunghissimi, perché immagino comunque devi fare qualche lungo importante, sì. per il lungo faccio 4 quatt ore, se, se ho tanto di stivello, faccio 40 chilometri, 35, certo, Ma certo più di più di. 45 non ho mai fatto in allenamento. Ok, ok, interessante. E con questo riesci appunto a correre anche, anche le 100 km. E non hai mai e... avuto problemi appunto di, di resistenza mh, poi, eh, insomma, superati, mm. non so, 70-80 km? No, fino adesso no. Ok, interessante. E, e quindi a Cape Town uh, mi dicevi 20 uh, anche così ce lo segniamo per seguirti che, che data è la gara? La, la gara è il 27 27 ok parte alle 4 di mattina e poi dopo 10 ore sì. se faccio bene faccio 10 ore così. Okay. faremo faremo il le tipo per te poi mettiamo mettiamo il link anche sì. e così così ne parliamo io ehm, invito gli amici se, se hanno altre domande o curiosità per il nostro amico andreas di, di farle ora che poi tra un po lo lasciamo non lasciamo andare io ho qualche domanda più curiosità eh, un po su sui tuoi usi e costumi diciamo nella corsa che mi piace di solito chiedere agli atleti eh, che orologio usi per eh... Per tracciare ah. e, e poi mi interessa anche sapere se corri con il cardio o meno quindi se monitori i battiti io co consunto eh, il cardio non ho mai avuto quindi il, eh, vai sempre a sensazione non, non analizzi sì. diciamo battiti sì. grande e invece del so che sei sponsorizzato dalla sportiva quindi immagino corri con, con la sportiva quali sono le tue scarpe preferite per l'allenamento e poi per le gare ah. Uh, fino a quest'anno ho corso sempre con jackal le gare lunghe da quest'anno ho provato il caracal e a me piace molto e uso in gara sempre il caracal Grande, tanti, eh. dico, tanti dicono ma come fai a correre con questa scarpa sulle gare lunghe ma boh a me piacciono, ti trovi. La uso anch'io. Sì. L'ho usata proprio per, per la ultra trail, la cortina trail ah. eh, alla, alla vared. Ho usato anch'io le sì. caracole. È anche trovato... leggera, sì, oh. mi sono trovato molto bene. Sì. Uh -huh. Mi sono trovato bene. E, mh, invece, eh, mh, quando, qu quando esci, un'altra un cosa ti volevo chiedere, eh, mh, visto che sei in, quel, in quello spettacolo della natura, eh, perché c'è il dibattito. Musica, podcast oppure sempre senza nulla. Tu, no, senza. sempre senza Sentimi. e ma anche sarebbe, senza, senza cellulare, sa sarebbe quasi un reato. Dai dove, dove stai? Tu. Non puoi, non puoi permetterti di, di non ascoltare <ride> i rumori della montagna che sono che sono veramente belli. Lo dico con un qualche, po' di nostalgia. Qualche volta prendo il cellulare, ma eh, quasi mai beh immagino un cellulare per sicurezza comunque sta a Sì, eh, per quello per fare un video qualcos'altro, certo certo e, e senti per, per il 2022 se posso chiedere hai già programmi che, di gare importanti qualche, qualche ambizione che ci vuoi raccontare so che sì. voglio voglio fare la ccc di nuovo poi la lavaredo eh, ma eh, poi seguo perché la l'utmb ha fatto un nuovo circuito lì ci sono boh, 20 o 30 gare e di questi voglio fare uno due o due tre gare ma quelle non lo so ancora quale certo ecco uh. bella domanda questa quante gare eh, importanti si fanno l'anno 4, 5. Oh, io, faccio tro io faccio troppo gare, ma... Infatti me... ho visto, tu, tu gareggi particolarmente tanto. No, sì, beh, sì. Dio, ci sono atleti che, eh, che, che sono su, mh, su, su... su tante gare, forse un po' troppe, sì. eh, eh. però tu, la cosa bella è che tu le fai e, e le vinci quasi tutte, quindi insomma, quest'anno, se non ho letto male, vediamo, fatemi ritornare. Hai vinto la, la, la ultra trail lago d'orta, eh, secondo al trail degli eroi, eh, un'altra 50 km, Poi la sì, quarto posto sempre quest'anno. Poi un'altra sì. trail a Grossklockner in Austria, sì. dove hai vinto la Valer' sì. ultra trail, altra gara importante. 100 e passa, eh, però appunto hai avuto problemi. Poi hai vinto il campione italiano de... alle porte di pietra. Con tanto di record del percorso, hai fatto la Colmen Trail quinto posto, hai vinto la Due Rock Trail, insomma eh, ne hai fatte 4, 5, 6, 7, 8, 8 ad altissimo livello, sì, sì. Eh, di cui ne hai vinte più della metà. Quindi insomma, <ride> complimenti. <ride> ah, Stai andando, sta andando davvero forte, speriamo di, di vederti a questi livelli, anzi a livelli ancora più alti l'anno prossimo è arrivata qualche sì, sì. Eh, domanda per te eh, vediamo, Massimo ti chiede dove prendi la motivazione per affrontare tutti questi chilometri? boh, non lo dai, so do, dai dolci che devi smaltire che, che ti fai? sì, questo <ride> rispondo io per te no, boh, la corsa per me è... senza corsa non posso immaginare la mia vita e non lo so, boh. certo. Lo e Pippo me. ti chiede se c'è un modo per accelerare il processo di ricovero dei, dei muscoli. Bagno con acqua ghiacciata, aiuta. Sì, noi, noi abbiamo a casa per gli ospiti un, un piccolo come si dice uh, dove possono andare dentro dopo la sauna. Uh, ah ok i bianchi di ghiaccio uh, sì sì lì vado dentro, dopo l'allenamento vado dentro due o tre minuti e quello mi sa che fa bene certo certo. E guarda c'è un bellissimo commento di Antonio che condivido totalmente Andrea è un atleta che va fuori dai canoni ordinari, niente preparatore, niente cardio sempre a tutta, mangia tutto quello che vuole e vince <ride> questo ci fa pensare per come siamo complicati noi oggi è ovvio che eh, tra l'altro, come, come dico sempre spesso, anche io qua su questo canale, ehm, ognuno di noi è diverso. Eh, magari, se io facesse sempre a tutta sette giorni su sette, sicuramente sarei rotto la maggior parte delle volte. Perché il mio corpo ha bisogno di altre tipologie di allenamento. Non è ognuno è diverso, ovviamente. Per te, questo funziona, soprattutto per l'età che hai, eh, ovviamente. Benvenga. Non è, che, non è che vado due ore a tutta, quello no, ma in ogni allenamento c'è qualcosa di. un po' di spritz. Sì, sì. <ride> diciamo così. Sì. Sì. Eh, Mirko ti chiede: sì. ha uh, sensazione alterni corse lente medie e veloci? No. Se, se, se alterni, se fai tutta sensazione, quindi se alterni corse lente medie e veloci a sensazione oppure se se hai altri sì, mi, mi se, se sto bene come mi sento no quando sto bene faccio faccio un veloce e quando, quando mi sento stanco faccio anche un giorno di riposo quello non è così certo e, e mi ti chiede come fai gli allenamenti di qualità eh, prima dicevi che ogni tanto usi anche il tappeto, fai anche le ripetute sul tappeto sì, ti, ti sì, sì. sul tappeto, faccio le ripetute di pianura 10 volte 1000 metri, o 10 volte 500 metri. E, e quando faccio e quando vado in salita faccio 4 volte 10 minuti o. 5 volte 5 minuti o anche un minuto forte o un minuto lento un po' variato certo senti hai detto 10 volte 1000 a che ritmo li fai 1000 sono curioso adesso 3 uh, da 3 0 5 fino a 3 10 caspita caspita mica male uh. e senti quando fai ripetuto in piano um... Sono curioso perché, perché ne parliamo spesso di, di come ci si allena sul tappeto. Tu usi la pendenza a zero o lasci comunque una pendenza un po' più alta? Per... Un, un, un per cento. Un per cento, ok, come faccio sì. anch'io. Interessante per simulare l'attrito dell'aria che, che non hai di solito, ovviamente, correndo sul tappeto. Molto, molto interessante, e, e, e corri sempre con. Eh, con le scarpe dicevi prima anche sul tappeto oppure hai no, no sul, sul tappeto mi ho comprato un hocca ah, okay. Okay, ok. perché la sportiva loro non fanno scarpe per pianura mm. sì, purtroppo poi... purtroppo ancora io no. ho, ch ho chiesto se mi che, posso... che per l'allenamento e sì certo si sì, si sì, immagino eh, purtroppo c'è cioè, un problema è una scelta di, di mercato di, della sportiva chissà se un giorno anche loro come North Face che si è buttata su, sì. sul mondo strada anche loro beh, va, va, va. faranno qualcosa di, di interessante su questo bello molto molto interessante beh io guarda eh, se arrivo a qualche altra domanda te la leggo però io ti faccio la mia ultima che è una domanda di rito che faccio un po' a tutti gli ospiti di, di questa rubrica che si chiama Anime di Corsa e è un po' la definizione del, del running. Stiamo cercando di capire per le varie persone che intervisto, da atleti, ex atleti, eh, coach, gente insomma che respira running, eh, che cos'è la corsa. Quindi la domanda è: Che cos'è per te la corsa? Uh, per me, la corsa è come libertà. Quando sono lavoro, lavoro e ho tanto da fare, ho tanto da pensare, quando vado a correre, dopo la testa è di nuovo libera e quello mi aiuta tanto nella vita. E anche per stare... Quando corri e dopo hai sempre una sensazione migliore come prima. Quello è anche bello. Certo, è vero. Quello di libertà è come una tante definizioni che, che ho letto sentito e sentito ed, ed è estremamente vero. Soprattutto eh, se hai la possibilità di farlo in, in situazioni come la tua dove sei in, in posti spettacolari. Senti, ti vorremmo trovare allora nel tuo bellissimo hotel a mangiare i dolci che prepari che mi fa piacere. Okay. Una... <ride> una voglia di, Se volete, di... potete venire tutti... <ride> Crostata da montagna, facciamo un raduno, riesco a correre da te sì, sì. <ride> in hotel. Senti, io ti, ti ringrazio e soprattutto ti auguro un grandissimo bocca al lupo per la tua gara, ti seguiremo Grazie. Uh, Grazie. e soprattutto ti auguriamo un 2022 pieno di successi come hanno stato quest'anno e magari ancora, ancora di più, magari con qualche Grazie. risultato... Grazie. Eh, internazionale di, di rilievo, che, sì. che sicuramente te lo meriti. E mi sembra che sia una persona estremamente genuina che, che vive la corsa nel, nel modo migliore. Diciamo così. Sì. Grazie, grazie mille. E come sempre, io saluto tutti i nostri amici. Correte sì. e fate l'amore. Ciao a tutti. ciao. ciao, ciao.